Ben ritrovati amici di Fusione DDTV, buon mercoledì a tutti voi. Come ogni mercoledì in questa puntata affrontiamo un tema dedicato allo stile, la rubrica in effetti è style. Questa volta assieme a Valentina scopriamo qual è l'outfit giusto se vogliamo partecipare ad una sfilata, sederci tra il pubblico e fare un'ottima figura. E poi ancora andiamo assieme a scoprire quali sono le tendenze per le spose di questo 2014. Ovviamente la rubrica è Wedding Style. Buon mercoledì a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Diffusion Style. Dopo lunedì passato in compagnia di Deborah e un martedì passato in compagnia della splendida Paola, oggi è il mio turno, io sono Valentina, ormai mi conoscerete tutti, sapete già che in questa puntata parleremo di trucchi, parleremo di smalti, ma soprattutto parleremo di vestiti. E anche questa settimana siamo in compagnia della splendida Dalia, insomma ormai siamo diventate super amiche, sì. Adesso diciamo il motivo. Ti chiedo, giusto così facciamo capire a casa, come è andato il mercatino famoso di cui abbiamo accennato bene. La settimana scorsa? Sì, infatti è andato bene, l'abbiamo fatto sabato sera, è andato molto bene. Adesso voglio svelarlo, io finalmente ho avuto l'occasione di essere presente al mercatino, quindi ci sono andata, è stato bellissimo, io ho anche acquistato il vestitino lungo verde, sì, quello lì bellissimo, quindi insomma... Ho potuto sbagliare l'anno scorso, però insomma quest'anno lo sapevo, non potevo non essere assolutamente presente. Bravo, quindi... infatti sei stata bravissima. C'era anche tanta gente poi. Sì, infatti come inverno, infatti è venuto un sacco di gente e quindi ognuno ha preso una cosa e di conseguenza è andata bene. Sì, siamo molto soddisfatte. Anche io sono molto soddisfatta, magari la prossima volta mostrerò il mio fantastico vestitino. Allora, va bene. Allora, anche questa settimana conosci l'ospite o mi fai degli no. scherzetti oppure non la conosci? No, assolutamente l'ho vista. Allora la conosciamo adesso. Insieme adesso per la prima sì. volta. Vieni Giulia, accomodati. Ciao, no, bentrovata. Ciao, grazie. Allora, dici un po', prima abbiamo parlato un pochino dietro le quinte, mi hai solo detto che ti chiami Giulia perché non c'è stato molto sì. tempo. Quindi dimmi un po' cosa fai nella vita, quanti anni hai? Allora, ho 24 anni e lavoro nell'ambito della calzatura, sono una modellista di tacchi. Realizzo tacchi adesso per non so scarpe. Se riusciamo a fare un'inquadratura su queste scarpe, sono. Cioè, io non ho mai visto una scarpa del genere. Tu l'hai mai vista, Dalia? No, veramente no. Qualcosa di simile ho visto nelle fiere, perché spesso anche con la scuola ci fanno visitare diverse fiere di sia accessori che tessuti. Mi avevi detto infatti che eri stata ad una fiera un po' di tempo fa, possibile? Sì, a Milano. Mm-hmm. E quindi le hai realizzate tu queste scarpe qui? Sono di un nostro cliente, diciamo, e la parte sotto è stata realizzata da noi. Ma sono comode? Cioè, magari sono tutte... comode perché il piede non sta molto... Non l'altezza, sta l'altezza super inclinato. Non è... Quanto sono alte queste scarpe? Saranno 140. Quindi 14 sì. centimetri? Però, insomma, complimenti. Cavoli, alti, alti Ma le usi proprio. Anche per girare normalmente oppure... In... Certe occasioni, perché sono un po', diciamo che il tacco è molto sottile e camminare per strada è un po' complicato. Quindi fai un bellissimo lavoro, da sì. quant'è che lavori lì? Sono 5 anni. E invece prima che scuola hai fatto? Io ho fatto, sono tecnico dell'abbigliamento. Ah, ecco, c'è sempre qualcosa. E finita la scuola sono andata a fare una scuola per le calzature. Ma dai, vedi, abbiamo qui l'esperta dell'abbigliamento, poi abbiamo l'esperta sì. delle calzature, quindi magari... Fate Beh. Uno scambio, tu realizzi l'abito e lei ci realizza cavolo. Qualche scarpa. A conoscere chi fa i tacchi è molto buono, insomma. Poi per noi donne, insomma, tu oggi ce li hai i tacchi, fammi sì, vedere. Sì, anche un tacco un po' particolare, ho delle scarpe. Sì, anche l'altra volta avevi delle scarpe molto super luccicanti, mi ricordo, ah, la settimana scorsa. Sì, ma l'altra volta erano più che altro le scarpe. Erano tipo zeppe, adesso diciamo. Non riesco adesso... a farle vedere. Non mi ricordo. Sì. E le avevo prese da H&M. Quindi niente di speciale, insomma, erano solo queste sono di invece di. Beh, dai, siamo tutte con i tacchi, però lei ci batte. Ci batte assolutamente. Ci batte proprio 2-0. Allora, Giulia, dici un po' qual è l'occasione per la quale chiedi il nostro aiuto? Allora, devo partecipare a una sfilata e per cui volevo trovare, diciamo, un look giusto per. Ma in qualità di modella queste... o in qualità di spettatrice? Spettatrice, okay. sì.
però essendo una sfilata importante, so che di solito insomma, ci sono dei look un po' particolari, le sfilate mi sarebbero bisogna piaciute. Essere sempre al top. Sì. Hai delle preferenze oppure ti affidi mi alla bravura della nostra Dalia? Oh, speriamo di riuscirci. Mi affido. È la sera ovviamente? Sì. Una sfilata di sera dove? È a Milano. A Milano? Dalia, qui bisogna essere super glamour. A Milano, una sfilata di sera, quindi... Poi tu non sei esperta di Milano. Quindi... Sì, ma ogni tanto ci vado. E quindi saprai sicuramente qual è il look giusto. Poi da lei, non so se lo sai, è un'ex modella, quindi sicuramente... Facevi l'ex... Sì, i tempi passati ormai. Ormai, tanti anni fa, quando eri giovane, vero Dalia? Ma sì, ormai. Ma smettila. Dai, ti faccio accomodare nella tua postazione, ci vediamo dopo. Siamo rimaste solo noi due, quindi iniziamo con un po' il restyling del trucco. Giulia, allora, vediamo un po' che cosa mi hai portato. Sicuramente un sacco di roba, insomma, vediamo. Tre palettine, vediamo anche dei pennelli, rossetti, cioè tre blush addirittura mi hai portato, uno in crema, e due questi qua in polvere, un mascara, insomma, anche la matita per le sopracciglia, due tinte per labbra, il piegaciglia, quindi insomma da quello che deduco insomma ti trucchi solitamente. Sì. Che colori utilizzi? Di solito vado molto col nero, molto matita nera e... Uh-huh. E come ombretto invece guarda quanti ne hai. Sì, gli ombretti diciamo che li uso molto meno rispetto alla matita, li uso giusto per sfumare. Per tempo oppure perché non ti reputi capace? Per tempo e anche non mi reputo capace perché potrei fare l'effetto panda che assolutamente vogliamo evitare, quindi no. Allora, come prima cosa vedo che hai il primer, quindi brava, lo utilizziamo su tutta la palpebra mobile. Tu solitamente lo utilizzi sempre oppure solo nelle occasioni speciali? Solo nelle occasioni. Ti giri così lo andiamo ad applicare. Sai ovviamente che il primer è fondamentale per la buona resa di un trucco, vero? Sì. Hai studiato? Studiato. Ti interrogo, ormai siamo quasi verso la fine, quindi io le mie nozioni le ho date. Adesso, se voi che siete arrivate per ultime, siete quelle che sarete interrogate. Allora, per Dalia non ridere che interrogo anche te, non sfuggirai alle mie bacchettate. Allora, come colore allora voglio utilizzare, mi piace molto questo verde di questa palette qui. Pare ne prendiamo un po' e poi dopo, se facciamo verde e nero... Ti piace? Sì, sì. Può andare? Allora, vediamo un po', vediamo se scrivono. Sono nuove queste palettine qua? Sì, praticamente. Infatti questi qua mi sembrano quasi intatti. Inutilizzate. Inutilizzate. Per collezione, diciamo. Sì. Mannaggia. Allora, le applichiamo, insomma, sulla palpebra mobile. Sì, insomma, dai, non scrive proprio tantissimo. Quindi magari... Che verde possiamo usare? Tipo questo? Sì, questo mi sembra molto più scrivente. Togli sempre l'eccesso, giriamo un pochino. Sì, questo va molto meglio. E lo applichiamo sulla palpebra mobile. Utilizzi anche tu questo pennellino qua? Sì. Questo va bene per la palpebra mobile. Questi qui a lingua di gatto piatti. Invece per quanto riguarda la piega dell'occhio bisogna utilizzare un pennello diverso, non utilizzare le dita, mi raccomando, cioè almeno per sfumare l'ombretto, ovviamente per metterlo sulla palpebra mobile va bene anche intingere il dito e metterlo, però per fare la sfumatura almeno un pennellino ci vuole, che l'avevo visto infatti, questo qua, e andiamo a sfumarlo con del nero, questo qua mi sembra abbastanza... scrivente. Ci posizioniamo come al solito qui, così facciamo vedere, qui all'esterno e lo portiamo nella piega dell'occhio. Così. A lavorare come ci vai? Solo con la matita? Sì. Sfumiamo un altro po' e intensifichiamo proprio l'angolo esterno. Ovviamente sfumiamo bene, poi dopo prendiamo un pennellino pulito, questo qua, e sfumiamo i due colori insieme in modo da non creare uno stacco troppo netto. Prendiamo magari un colore un po' più chiaro come questo,
Sono polverosissimi questi, quindi mi raccomando togli sempre l'eccesso, almeno questi di questa palette. Quindi magari andiamo a girati un pochino così. E andiamo ad illuminare magari l'angolo interno, così diamo l'idea di un occhio un pochino più aperto. E lo portiamo anche sotto il sopracciglio. Hai anche delle belle sopracciglia tu. Grazie. Te le colori oppure le lasci così? Sì. No, infatti non hanno buchetti. Va bene. Almeno quello è uno step in meno che devi fare. Poi dopo prendiamo il mascara, dov'è? Qua. Questo qui. Questo qua cos'è? Un mascara volumizzante con lo scovolino in silicone. Che scovolino strano. Ah, serve per prendere più le ciglia all'estremità. Allora guardi in basso. Magari per questa occasione potreste anche utilizzare delle ciglia finte. Ma quindi cioè, la sfilata è la sera? No, diciamo che sono varie sfilate durante la giornata. Ah, Dalia, aspetta, ha detto che sono varie sfilate durante la giornata, non è solamente la sera. Quindi cioè, quante ne vede durante... parte dal giorno? Sì, parte dal primo pomeriggio, diciamo, arrivano fino a sera. Ah, bene. Quindi dai, 5 minuti poi ancora, magari non hai ancora realizzato tutto. No. Ma questo è importante perché è sicuramente diverso. Insomma, un abito prettamente per la sera è un abito... Assolutamente sì, cioè, perché... che dal giorno vada verso la sera. Quindi meno male che te l'ho chiesto, altrimenti dopo non vogliamo che ripori luogo. Va bene, grazie. Ti abbiamo... In extremis, no dai. No, avevo già un po' puntato sul look un po'... Perde un po' di peletti questo... Un po' diverso. Sto mascara. Ok. Quindi mentre aumento un pochino l'intensità dell'ombretto verde e applico anche all'interno dell'occhio una matita nera, lancio la mia prima rubrica e ci vediamo dopo. Salve a tutti, anche questa settimana siamo in compagnia di Giorgio Salvi, il titolare dell'azienda Jet, che è qui per presentarci la linea di prodotti per il viso Oro 5. Già la scorsa settimana abbiamo parlato della crema giorno, invece questa settimana è il turno della crema notte. Quindi spiegami un po'. Dunque sì, la crema notte è una crema anche questa come la crema giorno composta da una base di oro colloidale e da 5 principi attivi che la rendono particolarmente efficace soprattutto durante la notte. Questa crema è specifica soprattutto per le pelli stressate da una giornata di lavoro e che hanno bisogno di essere rilassate, hanno bisogno di essere un po' coccolate, e quindi abbiamo pensato di sviluppare questo prodotto per le signore che amano coccolarsi. Mi segue ormai, come dico sempre, i ritmi sono diventati sempre più frenetici, lo stress è alto, quindi ci vuole insomma un qualcosa che... Sì, la vita è stressante. La sera ci vuole insomma... Ma credo che sia giusto avere un po' di momento di coccole per noi e per voi signore, per cui è giusto che sia così. Quindi questa qui la applichiamo dopo aver deterso il viso, giusto? Sì, naturalmente dopo aver utilizzato il tonico, il latte detergente, con il viso pulito, prima di addormentarsi si utilizza questa crema che ha come caratteristica quella anche di non assolutamente di non ungere, quindi diciamo che non c'è nemmeno il rischio di sporcare il cuscino e quant'altro, perché sono creme che hanno un alto assorbimento nella pelle. Infatti questa è una cosa che mi interessa, perché solitamente le creme indicate proprio per la notte sono solitamente un po' più corpose, diciamo tendono ad assorbirsi molto lentamente rispetto magari ad una crema giorno. Invece questa qui mi hai detto che comunque, anche se indicata per la notte, comunque si assorbe velocemente. Allora, le texture di tutte le creme negli ultimi anni sono cambiate, per cui si cerca di evitare questo tipo di problema e devono avere, come dicevo prima, un forte assorbimento. Questo nasce da tanti test che sono stati fatti, noi li abbiamo testati su diverse pelli, quindi pelli non solo europee, ma anche pelli orientali, pelli americane, di persone americane.
americane, quindi la particolarità che ci è sempre stata richiesta era appunto quella di non dare quel senso di appiccicosità, di untuosità. Infatti. E tra l'altro proprio tu che vieni dal mondo del make-up abbiamo, infatti si vede che forse utilizzo la crema sbagliata. Abbiamo incontrato un guru praticamente orientale, sì, che la prima cosa che ha fatto, perché loro testano le creme in questo modo, se le danno su un avambraccio, sì, che è la parte dove che assorbe meno del corpo, se la stendono. Quindi e poi visto, fanno la prova del test dell'appiccicosità e dell'untuosità. Se non è di loro gradimento, loro te la bocciano immediatamente. Invece questa ha superato. Questa ha superato l'esame e tra l'altro, se mi permetti di, sì, aggiungere, tra l'altro, tutte queste creme che verranno presentate anche nelle prossime trasmissioni sono tutte testate dall'Istituto di Cosmetologia di Ferrara, che è il più importante che c'è in Italia. Questa crema notte è indicata, cioè, sia per le pelli giovani oppure ha proprio un target specifico le di creme, donne? Le nostre creme, ma le creme in generale, devo dire, non hanno età. Per cui sono rivolte dalla fascia che va dai 15 anni alle persone che ne hanno 70, 80, 90. Come mai non esiste la versione per pelli grasse e per pelli secche? Pelli grasse e pelli secche. Certamente la vediamo, sì, sempre. Sì, sì. Diciamo che noi abbiamo ritenuto corretto creare una crema unica, perché abbiamo verificato che questo tipo di crema in particolare è adatto per qualsiasi tipo di pelle. Devo anche dire che commercialmente veniva un po' sfruttata questa cosa delle pelli secche, delle pelli grasse. Infatti oggi la vediamo sempre, esatto, insomma, esatto, questa divisione. Adesso tendenzialmente si è portati a fare delle creme che non abbiano queste caratteristiche, ma siano adatte per qualsiasi tipo di pelle. La prossima settimana, se vuoi dare qualche anticipazione su quello di cui parleremo, così giusto che siamo... Sì, parleremo di una crema rivolta, diciamo, soprattutto alla fascia giovane. Alla fascia giovane, quindi io vi consiglio di rimanere sintonizzati, ringrazio ancora Giorgio Salvi e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ora che abbiamo realizzato gli occhi, allora guarda la telecamera, chiudi così facciamo vedere che cosa ho fatto. Allora, mi piaceva il verde, quindi un ombretto verde insomma sulla palpebra mobile, poi dopo sfumato con del nero, quindi magari Dalia il verde che le sta bene sugli occhi, magari puoi metterlo da qualche parte, non so, nell'abito. Adesso passiamo al viso. Allora, tu hai una bellissima pelle, quindi ti chiedo, ti sto guardando se hai qualche imperfezione, non ce l'hai, quindi qual è il segreto per non avere un'imperfezione sul viso? Che fondotinta usi? Allora, solitamente se proprio devo usarlo uso la BB cream. Ok, una BB cream quindi più leggera, non sì, troppo pesante. Sì, perché l'effetto troppo pesante non mi piace. Uh-huh. Quindi utilizziamo questa? Sì. Perché c'è anche il fondotinta normale, insomma. Sì. Però... se preferisci che ti applichi la BB cream, quella che secondo te sta meglio per... Ma secondo me andrebbe meglio un fondotinta. Allora applichiamo il fondotinta. Perché insomma devi stare fuori tutto il giorno. Sì, insomma, magari quella regge troppo... un po' di meno. Sì, quella... No, Dio, magari regge anche, però magari è più da tutti i giorni, più non da un evento importante. Invece mettiamo il fondotinta, il primer non lo vedo, però insomma nel tuo caso hai una pelle normale, insomma secondo me non è né troppo secca né troppo grassa, oppure dimmi tu, hai dei particolari, no, no, particolari problemi. Si vede, beata te. Applichiamo un po' di fondotinta, vediamo un po'. Il pennello ce l'hai, lo applichi con questo o lo applichi con le mani solitamente? No, con le mani. Diciamo. Con le mani? Cioè va bene applicarlo con le mani, l'unica cosa è che le mani assorbono. E quindi magari ti sembra a un certo punto che tu spalmi, non ci sia più prodotto e quindi ne aggiungi. Quindi per evitare questo, quindi evitare uno spreco, lo si applica con il pennello, perché il pennello essendo sempre sporco, cioè sporco nel senso quando vai a prelevare il prodotto, poi ovviamente il pennello lo devi lavare. Questo qui è pulito, cioè mi sembra è nuovo oppure li lavi? No, li lavo. Però qui adesso facciamo la perché ovviamente ci deve essere... Vorrei far vedere questa spugnetta che mi ha portato Giulia, ma mi ha detto che era lì per caso, sì, cioè per caso, è stato un errore, non è che lei utilizza per applicare il trucco questa spugnetta super super pulita, guardate che bella. Beh, questa qui la buttiamo dopo, la va buttiamo, bene? Era giusto per farmela vedere magari, giusto per... Sì, sì. Allora, prendiamo un po' di prodotto e lo applichiamo dal centro del viso, vediamo un po' che colore hai scelto tu. A vederlo mi sembra giusto,
Poi adesso che andiamo verso la fine, dai, secondo me avete capito che il fondotinta serve per uniformare, non per sembrare abbronzate, ma all'inizio delle puntate, insomma a ottobre, diciamo che ci sono state delle ragazze che veramente le ho sgridate perché avevano questi fondotinta veramente arancioni, non sto scherzando. Ma il bello è che magari molte non se ne rendevano conto, dicevano ma perché questo non va bene? Dopo però hanno capito che il fondotinta serve per uniformare, cioè per far sembrare la pelle lo stesso colore del collo. Poi dopo per colorare, insomma come dite voi, per scurire, utilizziamo la terra, utilizziamo il blush, ma assolutamente non il fondotinta. Tu il correttore lo usi? Sotto, sì. Sulle occhiaie? Le occhiaie, sì. Quale utilizzi? Uno in stick, in polvere, come lo usi? Uno in stick. Qui c'è? Sì. Ah, lì, sì, non l'avevo visto. Mi raccomando, utilizzare il fondotinta solamente nella zona scura dell'occhio, non tirarlo in tutta la zona del contorno occhi. Quando magari ti trucchi, magari adesso che hai capito come si fa, se ti sembra di non avere una linea perfettamente netta qui all'angolo esterno dell'occhio, per correggere ti puoi aiutare con il fondotinta oppure con il correttore, cioè basta fare così, quindi tirare in questa zona, così insomma puliamo e la riga dell'ombretta viene molto più definita e l'occhio sicuramente va all'insù dopo. Magari se ti sbagli, magari metti un po' di nero anche qui, che non c'entra nulla, sì. Ti puoi aiutare con il fondotinta. La cipria invece? La cipria non la uso. Non la utilizzi? No. Cioè non ne senti l'esigenza? Cioè quando la sera ti strucchi, la salvietta com'è? È pulita o è sporca? No, è pulita. È pulita? Sì. Quindi cioè, questo... vabbè, sporca di trucco, ma... Ma non... sul viso? Sul viso non... Cioè, esce marrone o esce quasi pulita? No, se non do il fondotinta è quasi pulita. No, ok, però se lo applichi... Cioè, ah, ok. Esce sporca? Sì, sporca. Ah, ok, perché molte volte non utilizzando la cipria il trucco si scioglie e quindi nel momento in cui okay. andiamo a struccarci la salvietta è pulita, quindi questo vuol dire che durante il giorno abbiamo perso tutto quello che ci eravamo messi sul viso. Quindi io consiglio sempre di utilizzare una cipria, poi se tu ti trovi bene senza va bene. Quindi dopo aver applicato la cipria magari applichiamo un pizzico di blush, quale usi, questo qua solitamente? Ultimamente uso sempre questo. Ah, questo qua in stick, va bene. Quindi ovviamente questo qui lo utilizzi prima della cipria, se la utilizzi, perché ricordo sempre le creme con le creme e le polveri con le polveri. Quindi ne abbiamo messo un fondotinta in crema. Andiamo ad applicare anche un blush in crema, io lo applico solitamente con le dita, quindi così. Poi solitamente si scalda sempre un po' il prodotto sulla mano, così, e poi dopo lo si applica qui sulle guance, in modo da dare un'aria un po' più luminosa. Questo qui ha anche un effetto molto naturale, tra l'altro, mi piace molto, brava. Solitamente molti acquistano il fondotinta in polvere, insomma quello classico come questo, perché questo qua pensano che non siano in grado di utilizzarlo, invece è molto semplice da applicare. Mentre applico un pizzico di rossetto, lancio la pubblicità e ci vediamo dopo.